Ed ora spazio al consueto appuntamento del giovedì con Luce e Vita, la rassegna a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Primo numero di Luce e Vita per questo anno 2018. Ancora auguri a tutti voi. La Puglia non tratta e nemmeno il cristiano. Questo è il titolo dell'editoriale che presenta un'inchiesta sul fenomeno della tratta e lo sfruttamento della prostituzione. L'obiettivo di questa inchiesta, che la redazione ha realizzato, è quello di contribuire a sdoganare il tema dello sfruttamento della prostituzione, a parlarne sia dalla parte delle vittime sia da quella degli utenti, che forse ignari si rendono complici di una tragica e disumana azione di schiavismo. In questo mese di gennaio, dedicato alla pace, e in particolare ai migranti e ai rifugiati, racconteremo nei paginoni dei primi tre numeri di questo mese, appunto, questa particolare fascia di migranti, considerando un po' i numeri, le storie, il viaggio che compiono, gli utenti, ma anche la legge, le opportunità e i cambiamenti che si possono adottare. E tutto questo a partire da noi. In questo numero, nel paginone, Barbara De Robertis, Francesca Balsano e Salvatore Sparapano presentano le testimonianze di alcune ragazze, i numeri del fenomeno e il viaggio che compiono alla ricerca di sogni che purtroppo poi si trasformano in incubi bestiali. E questo è il motivo per cui ci troviamo sulla strada provinciale 231, dove purtroppo quotidianamente si consumano questi atti di schiavismo. E siamo in compagnia di due operatori della comunità Oasi 2 che fanno attività di unità di strada. A loro chiediamo quante ragazze, quante donne più o meno mediamente vivono e vivono questa situazione di schiavitù proprio qui su questa strada tra Terlizzi e Ruvo di Puglia. Allora, in questo tratto di strada ci sono all'incirca 25 ragazze di provenienza nigeriana, rumena e sudamericana. E chiediamo anche quali sono gli interventi che si compiono qui come unità di strada. Nell'ottica della riduzione del danno ci occupiamo di prevenzione sanitaria, orientamento legale, mediazione culturale con queste ragazze. E questa inchiesta che abbiamo realizzato con Luce e Vita, anche grazie alla vostra collaborazione, quale valore può avere per i nostri lettori? Come comunità Oasi 2 crediamo molto in questa inchiesta e speriamo in una sensibilizzazione e una divulgazione di questo fenomeno. Con noi ringraziamo, ci fermiamo qui perché l'importante è aver affrontato e poi poter leggere quello che abbiamo scritto nelle pagine di Luce e Vita. Torneremo a parlarne ancora, torneremo anche magari a realizzare servizi più ampi, perché sul piano educativo riteniamo che sia molto importante coscientizzare sin dalle giovani generazioni, che purtroppo sono anche clienti di queste donne che sono qui appunto alla ricerca di sogni che si perdono e si infrangono su queste strade. E proseguiamo la nostra rassegna. A pagina 2 parliamo della giornata missionaria dei ragazzi, ricordata come giornata della Santa Infanzia, tradizionalmente vissuta nella festa dell'Epifania. Mentre a pagina 3 si conclude la rubrica di Avvento Natale, accompagnata dai testi di Don Tonino Bello. Quest'ultima operazio, la numero 8, parla della festa. A pagina 6 Don Benedetto Fiorentino ci invita a riflettere sul fine vita, in particolare sul discernimento da aversi nelle diverse situazioni, e a questo riguardo cita le parole di Papa Francesco. Nella stessa pagina ci occupiamo della delusione, esprimiamo la delusione per la mancata approvazione della legge sullo ius soli. A pagina 7 riportiamo per intero il manifesto dei primi due eventi dell'anno 2018 che ci avvicinano al 20 aprile, 25esimo anniversario del Dies Natalis di Don Tonino Bello, il convegno sulla comunicazione nella Chiesa dal Concilio a Papa Francesco il 24 gennaio a Giovinazzo e la veglia per la pace il 28 gennaio a Terlizzi. Torneremo a parlarne sui prossimi numeri. Infine gli appuntamenti. Sabato 6 gennaio, Epifania di Gesù, il Vescovo celebra la messa nella concattedrale di Ruvo alle ore 12, mentre il 7 gennaio il Vescovo si recherà sul carcere di Trani per celebrare lì la Santa Messa nella memoria del battesimo di Gesù. Sarà presente anche una delegazione di Luce e Vita con l'intenzione di attivare una finestra nella rubrica dal carcere di Trani. E poi il Vescovo celebrerà ancora a Terlizzi nella concattedrale alle ore 11. Nel giornale poi pubblichiamo l'elenco delle celebrazioni delle cresime per il 2018
e rimandiamo invece sul sito all'elenco completo dei corsi in preparazione al matrimonio che si attueranno nelle parrocchie della diocesi in questo 2018. Altra comunicazione riportata nel giornale è il termine per l'invio delle lettere a Don Tonino nell'ambito del concorso scolastico con Don Tonino sul passo dei giovani, termine che è prorogato al 10 febbraio 2018. Martedì 9 gennaio alle ore 19 il Vescovo Domenico inaugurerà la Casa della Misericordia, la nuova sede della mensa per i poveri presso la parrocchia San Domenico di Molfetta. Ultima raccomandazione è quella di invitare i lettori all'abbonamento a Luce Vita per il 2018 secondo le modalità che trovate descritte nel giornale. A tutti quanti buona lettura e ancora buon anno.